Cioè, poi fa molto ridere il fatto che hanno chiamato me te per parlare dei privilegi degli uomini. Infatti, secondo me, o c'è un errore, oppure veramente questi privilegi maschili stanno in decadenza. Perché Proprio... che cazzo di privilegi abbiamo noi? Cioè, a parte Beh. essere grassi, che tipo mentre ti masturbi, poi toccate con la mano libera le tette, fa finta che sono quelle di una donna. Che privilegi abbiamo Nessuno. io? Vabbè, palesemente il privilegio più grande che abbiamo è che abbiamo i salari più alti. Potremmo fare così, potremmo eliminare, diciamo, a livello amministrativo i sessi. Cioè, tipo, Cioè? tu togli i sessi a livello amministrativo, no? Poi tu metti per i determinati lavori, quando vai a fare un colloquio di lavoro, loro non sanno se tu sei maschio o femmina, E quindi capito? a Quindi, a sorpresa. sorpresa, Cioè, così, tu ogni dai volta. solamente lo stipendio, che è fisso per tutti, e poi è figo perché magari, cioè, potrò fare delle cose che magari non dovresti fare, tipo, che ne so, io che faccio la spogliarellista, per dire, cioè, capito? Statisticamente le donne sono molte di più, no? Però gli uomini ricoprono tutte le posizioni di potere, quindi... Lo so, però, cioè, paradossalmente, secondo me, dovresti dare non di meno agli uomini, ma di più. Tipo, gli dai degli extra. Tipo, che ne so, tu vai a comprarti una bottiglia di gin e quello ti dice, ok, compra la bottiglia di gin in omaggio solo per te, uomo, c'hai una bottiglia di Campari, una stecca di sigarette, un giro alla roulette e una pippata di cocaina, per dire. No, io sono d'accordissimo perché roba gratis per me va bene, ma perché? Cioè, questo... No, perché così almeno poi si creano le dipendenze, capito, degli uomini, quindi sempre più uomini sono dipendenti, ne muoiono sempre di più e poi le donne occupano i Ah, ah, posti che... sì. Che poi comunque, cioè, deve essere pure difficile per le donne perché anche, cioè, a livello di immaginario comunque c'è sempre questa cosa del maschio che va a salvare la donna. Esatto. E Cioè, allora come la risolvi questa cosa? non lo so, No, tipo... riscrivi l'immaginario. Cioè, Cioè, partendo fai... anche dai film della Disney. Tu pensa a Biancaneve, no? Questa donna che sta lì in difesa. La fai fare un uomo, la fai fare a me. E poi Ah. arriva il principe e mi salva. Ma anche Cenerentola, no? Tu pensa che situazione. Io che faccio lo schiavo di casa e poi una donna che deve provare la scarpetta su di Sì. Poi me. te lavi da 3 anni, quindi Esatto. immagino E quello che quindi è può venire anche una storia fuori. piena di trame. Poi c'è la bella addormentata, no? Che lì è russo pure lì, Sì. Che insomma, un po' poi di c'è, difficoltà. sarebbe la storia di Bill Cosby al Al contrario, contrario, sì, tendenzialmente un po' esatto, così. quello. Poi noi abbiamo un vantaggio, soprattutto da un punto di vista genetico, cioè Sì, vabbè. noi, la questione è che una volta al mese non abbiamo il problema del ciclo, Sì, cioè questa non può essere viviamo... una cosa. Esatto, e quindi per capire quanto siamo fortunati alla fine dovremmo provare questa esperienza del dolore e del sangue. Ah, tipo, cioè, tipo, che ne so, magari fai una volta al mese l'incidente sull'autostrada, che ne so, te schianti, Esatto, è tipo. un'idea. Oppure Cioè. potremmo andare vestiti da palestinesi al compleanno di Netanyahu, cioè è Pure. un'opzione. Solo da Kim Jong-un, io a dire, ah, ciccione di merda, io Sì, gli dico, ciccione di merda, poi... potrebbe funzionare. Sì. La maggior parte dei privilegi che abbiamo, cioè, nascono in realtà da degli stereotipi. Cioè, il fatto Sì, che, vabbè, poi... tipo, l'uomo che sa guidare bene, non è vera sta cosa. No, vabbè, che cazzo stai... Cioè, è vero. Non è vero. Se uno studia la statistica, riesce ad abbattere gli stereotipi. Perché la maggior parte degli incidenti mortali erano alla guida degli uomini. No, fammi un esempio, fammi due esempi, dai, forza. Il primo, il Titanic, che guidava? Porca mia. Un uomo. Gli aerei contro le torri gemelli, che guidava? Due uomini. Poi comunque pure a livello linguistico, cioè, abbiamo dei privilegi, nel senso che comunque noi uomini possiamo tendenzialmente dire quello che ci pare. No, no, possiamo dire quello che cazzo ci pare, cioè, Appunto. è proprio Cioè, così, e puoi nessuno ci giudica, fa cioè, quello che possiamo... te pare, Tu cioè, non è che sei, c'è. ah, mi gratto i coglioni, attacca sto cazzo, nessuno Sto ti dicendo, no, giudica. hai tante, ti sembra un tantinino volgare, anche se per me Esatto, non è così, cioè. e poi è linguaggio, Infatti capito? dovremmo proprio abituarci a fare almeno un'ora al giorno a comunque a sottoporci a una donna che ci insulta, ci dà le peggio cose per un'ora al Che giorno. parla in libertà, cioè che Sì. dice, ah, attaccatevi a sta fregna, oppure Esatto. ah, Ma una che conosciamo, che capito? Questa cosa in ovaie, mezzo a... cioè, va bene, sì, ma è così, però va formata perché adesso hanno questo blocco anche culturale, non riescono a esprimersi in questa maniera. Quindi, che ne so, Ci mandiamo da vogliono dei proprio... muratori che la fomentano, ancora più volgare, Sì, tipo grande, un training, tipo esatto, Ozzy Osbourne che dice, ah, sarebbe quello poi ti che rimane oggi di stanca, Ozzy Osbourne. Comunque, beh, sì, il meglio quello è forse, il meglio il di meglio. Ozzy Osbourne. Alla fine,
problema dei privilegi non l'abbiamo risolto. Mi sa tanto, vabbè, oddio. Ma cioè, siamo manco impegnati. Non ci siamo impegnati, ci conveniva un pochetto, direi. Siamo stati un po' furbi, un po' furbi. Millenni e millenni di lotte per raggiungere questi privilegi, non ci conviene più, toglierci, cioè. Sto tornando al medioevo. Perché voglio. magari, stavo avanti con i privilegi maschili, quindi...